Buona serata e benvenuti a questo meetup che riguarda Open Social, una distribuzione Drupal. Mi presento un attimino. Io sono Raffaele Giocca, sono software engineer presso Intu, Drupal Core e Contrib Modules Contributor, lavoro dal 2011 con Drupal e sono maintainer di diversi progetti sulla community Drupal. Oggi vi parlerò di Open Social, di questa distribuzione. Introduciamo un attimino l'agenda, quindi. Prima di tutto faremo un overview sulla distribuzione e verificheremo qual è il modo per installarla e ci soffermeremo sull'architettura della distribuzione, quindi su proprio tecnica, insomma, e sui moduli principali che la compongono. Studieremo alcuni casi d'uso relativi a questa distribuzione e vedremo qual è lo stato attuale dell'aggiornamento a Drupal 9 di questa distribuzione, quindi cosa dobbiamo aspettare, cosa fare per aggiornarla a Drupal 9. Partiamo con una panoramica generale di questa distribuzione. E Open Social è una distribuzione Drupal 8 al momento che consente di costruire tutti i progetti social, quindi social communities, intranet aziendali, in passato mi è capitato di utilizzarlo anche per intranet aziendali, portali e molteplici tipologie di progetti social. Quindi, e se conoscevate Drupal Commons in Drupal 7, che era una distribuzione similare, questa qui è la distribuzione successore, che è l'erede di Drupal Commons, ma completamente rifatto da capo in Drupal 8. E quindi è una soluzione out of the box che nasce dall'esperienza praticamente di Greenpeace per la community di Greenpeace è basata tutta su Open Social. La distribuzione Drupal, quindi da questo cluster di communities che ha deciso di creare Greenpeace, questo diciamo, mega progetto di communities, si è fatto tesoro insomma, di questo lavoro ed è stato rilasciato open source, quindi sulla community Drupal. E attualmente il portale di Greenpeace conta milioni di visitatori. Ovviamente questo non è l'unico caso d'uso di questa distribuzione. Come vedremo, di recente è stata impiegata per creare il BioCoronavirus Hub per gli Stati Uniti e anche tanti altri progetti che vedremo dopo, insomma, quando andremo ad approfondire i casi d'uso. Queste sono alcune statistiche del portale cluster di Greenpeace, Greenwire, giusto per dare insomma un overview. Attualmente conta più di 20.000 membri, 16 portali in lingua, praticamente, quindi 16 portali regionali in 13 lingue, perché alcuni sono il Belgio, quindi insomma, le lingue vengono condivise attraverso questi countries, sostanzialmente. Hanno organizzato più di 3.000 eventi su Open Social, Greenpeace. E ovviamente è sempre in espansione, infatti vengono sempre costruiti nuovi country sulla stessa architettura Drupal. E quello che vedete sotto è l'URL della Francia che è attualmente attivo. Questa distribuzione Open Social ha anche feature built-in già di Cloud Innovation. Questo è il portale delle Nazioni Unite, praticamente United Nations Development Program. È un portale in cui sparkblue.org, lo vedete in basso a destra, è un portale che utilizza la feature di Cloud Innovation che trovo molto interessante, che consente di portare avanti delle idee insieme. Sulla piattaforma Open Social. In basso a sinistra vedete l'URL al progetto, al modulo Drupal, quello scaricate proprio il modulo Drupal, che è abbastanza recente, insomma, consente di integrare Open Social con features di Cloud Innovation. Andiamo a vedere quindi come possiamo installare questa distribuzione. Che non si discosta molto, insomma, dall'installazione delle distribuzioni standard.
Quindi il mio consiglio ovviamente è quello di installarla con Composer, e il comando lo trovate lì, praticamente con Composer Create Project, nome del progetto, verrà scaricata un'installazione di Drupal pronta per l'utilizzo. Ovviamente in locale potete creare il vostro ambiente con Docker e potete insomma installare questa distribuzione qui, ma anche non per forza insomma con Docker. È abbastanza. Il mio consiglio è di installarla sempre con Composer in modo tale da gestire le dipendenze in maniera corretta, però non richiede particolari insomma capacità di programmazione particolari. Questo è il senso. È una open source, è una distribuzione molto molto rapida da utilizzare. E questa, beh, è una schermata del wizard di installazione, quindi installazione di Drupal classica, scegliete la lingua, verifica i requisiti, imposta il database, dopodiché potete scegliere alcuni dei moduli opzionali abilitati. Qui vedete che abilita Dynamic Page Cache per il caching degli utenti autenticati, Anonymous Page Cache, Private File System, alcuni moduli country perché lui vi raccomanda di utilizzare. Poi avete la possibilità di. Questi moduli qui sono opzionali. Ad esempio, flaggando Generate Demo Content and Users, avete la possibilità di vedere effettivamente come funziona la distribuzione con del contenuto significativo. Quindi, se volete fare un test, potete spuntare questa casella e vi creerà dei contenuti già fatti. Ovviamente abbiamo una serie di moduli di feature built-in, la social registration, social sharing, i moduli che vediamo lì. Con social registration abbiamo la possibilità di avere praticamente login con Google, Facebook, tutto quello che ci serve, senza implementare veramente poco, diciamo. Anche con social sharing per la condivisione di post e così via. Secret Groups, ad esempio, consente di creare una tipologia di gruppi segreti a cui si accede solo tramite l'invito, per esempio, e così via, insomma. Quindi avete una serie di feature opzionali da abilitare. Ovviamente, una volta installato il sito, troviamo tutti questo, insomma, l'alberatura del progetto. Una volta installato il sito, lo troviamo sotto Profiles, perché è una distribuzione Drupal, quindi Profiles, Contrib, Social, Modules. Social è il nome macchina della distribuzione. Diamo un attimino uno sguardo sull'architettura, uno sguardo ai moduli che sono utilizzati in questa distribuzione, perché appunto utilizza molti moduli country di Drupal. Prima di tutto Groups, questi sono i gruppi che già trovate creati. E il modulo Group consente di creare collezioni arbitrarie di contenuti e di utenti sul vostro portale, di gestire i permessi con una buona granularità su queste collezioni, quindi su questi gruppi. E questi sono i gruppi che troviamo già disponibili all'interno di Open Social. Troviamo un gruppo chiuso in cui si può accedere solo tramite invito ed è nascosto da quelli che non, insomma, non sono membri. Gruppi diciamo che possono essere customizzabili dall'utente, quindi flessibili. Gruppi aperti, insomma, che possono, come il gruppo di Facebook, insomma, che ognuno può quindi diciamo, si può accedere senza approvazione, e gruppi pubblici che, a differenza di quelli precedenti, sono visibili anche agli utenti anonimi, insomma. Il gruppo segreto, l'ultimo che vediamo in basso, è praticamente a cui si può accedere soltanto con invito. E il contenuto del gruppo è nascosto, quindi da quelli che non sono membri, insomma. Quindi il gruppo stesso non è ricercabile, a differenza del closed group, per esempio. Nel closed group, quando io cerco il gruppo, lo trovo, però non ci posso accedere, perché ovviamente è privato, è un gruppo privato, insomma. Il secret group, invece, non è proprio ricercabile, quello è il senso.
Il modulo flag, che è un modulo che vi consiglio di vedere a prescindere da questa distribuzione, perché consente di fare cose complesse, sempre come in stile Drupal, ovviamente, consente di fare cose molto complesse con una semplicità veramente elevata. Quindi il modulo flag è un sistema che consente di marcare dei contenuti, quindi è possibile flaggare sostanzialmente dei contenuti nel modo in cui vogliamo. Quindi, ad esempio, qui nella distribuzione di Open Social è utilizzata per il segui, il classico segui di Facebook, per esempio. E ovviamente può essere utilizzata anche per stabilire se due persone sono amiche o meno, è perché il flag si può applicare anche agli utenti di Drupal. E quindi è veramente un sistema molto flessibile che vi consiglio di utilizzare. Sì, il cuore, diciamo, della distribuzione Open Social lo troviamo qui, nei Messe. Questi fanno comunque una parte molto importante di questa distribuzione Open Social. E lo stack di questo è un modulo contrib che potete installare sempre a prescindere da Open Social. Consente appunto di gestire una messaggistica all'interno di Drupal, quindi di creare dei tipi di messaggi, dei template di messaggi. Quindi il modulo profile che consente di creare insomma delle collezioni di campi complesse e legarle all'entità utente di Drupal. E infatti troviamo diverse tipologie di profilo già built-in in Open Social. Tutta la parte di multilingua la troviamo già disponibile dentro Open Social, ovviamente nasce dall'esperienza di Greenpeace, quindi se volete, insomma, se avete esigenza di creare una community internazionale, Open Social fa il caso vostro ed ha una bassa complessità. Basta abilitare il modulo Social Language che è già presente nella distribuzione e vi consentirà di effettuare una language negotiation via URL, quindi è possibile aggiungere ulteriori lingue senza problemi, insomma, col multilingua di Drupal. La parte custom pesante, insomma, che è all'interno di Open Social è l'activity stream, quindi diciamo, essendo un social, i problemi di sviluppo principali da risolvere erano quelli di aggregare i contenuti creati dagli utenti e di inviare il contenuto aggregato e filtrato verso un insieme di destinazioni. Questo è che possono essere, ad esempio, una bacheca, una notifica, e che poi che in open social vengono definiti stream. Questo è uno schema architetturale di come funziona praticamente la distribuzione di open social. Quindi molto viene fatto all'entity insert, quindi ovviamente deve reagire all'inserimento di un post, di un contenuto, no, da parte dell'utente. Quindi lì parte l'activity action create, sono ovviamente, dove vedete activity, sono tutti dei plugin del Symfony della distribuzione open social. All'inserimento dell'entità vengono triggerate una serie di azioni, quindi poi si mandano questi messaggi utilizzando, diciamo, il canale message di Drupal, vengono generate una serie di attività e di messaggi. E tutto può ricadere nelle activities che, come vedete, poi diventano praticamente, possono essere una home page, un gruppo. Sono le destinazioni del nostro contenuto aggregato, quindi possono essere una notifica, un gruppo, il profilo di un utente, e la schermata di esplorazione e la home e così via. Insomma. Quindi andiamo a vedere un attimino quali sono i cinque tipi di plugin che abbiamo visto prima, sostanzialmente. E abbiamo quindi le Activity Actions, che sono il plugin che gestisce la creazione del messaggio. Quindi è possibile creare plugin di Activity Actions Custom, quindi che reagiscono ad altri eventi. E l'Activity Context, che ha la responsabilità di determinare quali entità devono essere usate, quali collezioni di contenuti devono essere usate. Quindi è quello che determina
i contenuti da aggregare sostanzialmente. L'Activity Destination, che rappresenta quali sono i canali su cui verrà mostrato il contenuto, come dicevamo prima, possono essere delle notifiche, la bacheca, il profilo dell'utente e così via. È molto, molto flessibile, ovviamente. Sono tutti plugin di Symfony questi qui, quindi potete creare i plugin di cui avete bisogno. L'Activity Entity Condition, che ad esempio consente di aggiungere condizioni speciali, consente di aggiungere delle condizioni per cui, ad esempio, non mandare questo messaggio. E l'Activity Send, che è responsabile dell'invio del messaggio. Tutti questi plugin, ovviamente, li vediamo Message. Per questo vi dicevo prima che il modulo Message fa abbastanza il cuore di questa distribuzione Drupal, nel senso che da questo schema da qui, questo è il message template, possiamo creare delle combinazioni dei plugin che abbiamo visto prima, sostanzialmente. Quindi scegliere quali sono le entità da considerare, e scegliere quali sono le entity condition, plugin di prima da considerare. Quindi io voglio, ad esempio, che il commento sia un commento senza risposta, che non ha ancora una risposta. Le azioni da fare per questo messaggio, quindi questo messaggio viene triggerato quando un commento viene creato, e questi commenti qui vengono creati. Il contesto, quindi il contesto in cui mostrare questo messaggio, e le destinazioni. In questo caso qui si è scelto di mandare un'email. Ovviamente di default vengono messi in coda per questioni di performance, perché stiamo parlando di portali in cui, per esempio, ci sono 100.000 notifiche, 100.000 post, e si preferisce metterli in coda al posto che creare questi elementi direttamente. Ovviamente, barrando questa casella, come potete vedere, potete crearle direttamente al posto di metterli in coda. Lì di default li mette in coda, se e ovviamente vi avvisa anche, dice warning performance implications. E selezionare insomma degli aggregati, quindi ad esempio 5 commenti senza risposta, cosa del genere, al posto di fargli vedere tutti ognuno, se di gestirli ognuno in maniera separata, metterli in coda. Una cosa carina di Open Social è che esce già built-in con una ricerca basata su React.js. Esce già un modulo che lo trovate all'interno, Social Search, con React.js all'interno di Drupal, con un approccio, diciamo, progressivamente disaccoppiato, nel senso che è Drupal ma con una ricerca in React.js. Il sistema di autocompletamento e di suggerimenti sono tutti in React, come potete vedere qui abbiamo i componenti JSX, quindi abbiamo praticamente tutta la ricerca che è basata su React.js. Vi esce già built-in senza ovviamente che voi costruite nulla di particolare. E vediamo un attimino invece come possiamo costruire un activity plugin custom. Quindi ovviamente dobbiamo estendere delle interfacce ad oggetti che ci vengono già proposte dal modulo. Quindi con un activity plugin custom noi andiamo a stabilire se l'entità è valida per, sostanzialmente implementando questi tre metodi. Quindi andiamo a fare l'override del create message is valid entity, ad esempio in questo caso, in questo plugin prova a rimuovere le entità che non sono content entity, quindi le configurazioni. Questo è importante perché, ad esempio, poiché in Drupal 8 sono tutte entità, anche abbiamo sia config entity che content entity, avremo ad esempio questi activity vengono triggerate quando una persona salva una configurazione, ad esempio una vista. E invece con questo metodo isValidEntity possiamo fare una scrematura, quindi prendermi solo le entità di contenuto, le content entity.
Questo è il codice che crea il messaggio, gli diciamo utilizza questo sistema per metterlo in coda, sostanzialmente, quindi utilizziamo un servizio apposito che ci mette a disposizione sempre open social. E nella creazione ovviamente usiamo il metodo create message ereditato, quindi sempre dalla parte di open source. Quindi volendo, questo è molto utile, ad esempio, se volete escludere delle entità dalla generazione di messaggi. Quindi magari al loro aggiornamento non volete far triggerare notifiche o messaggi. Questo è un utilizzo di un plugin di attività, come abbiamo visto prima. Quindi, ad esempio, in un hook anche, se voi avete un hook particolare, insomma, in Drupal in cui volete agganciarvi e triggerare un messaggio quando accade una cosa specifica, potete farlo con tre righe di codice, praticamente. È veramente molto semplice. Vediamo un attimino dei casi d'uso di cui vi parlavo prima. Questa qui è l'interfaccia di una mia installazione di Open Social, che ho installato su un ambiente locale con Docker. E posso vedere già un activity stream che riguarda i contenuti, quindi li posso filtrare già sulla destra, è già built-in l'interfaccia social, insomma, è già pronta. Questo qui è invece l'installazione del Bio Coronavirus Hub che hanno creato su Open Social. Praticamente, la cosa divertente è che hanno creato in 48 ore, praticamente, con il team interno dell'azienda Bio. E praticamente è stato sviluppato per rispondere alla ricerca di centri, di aziende, case farmaceutiche e di materiale. Quindi negli Stati Uniti c'era un problema di need or give, quindi alcuni ospedali avevano bisogno di alcuni strumenti e altri ospedali ne avevano in più. Quindi si è deciso di creare questa community per condividere le forniture mediche, sostanzialmente. Open Social è stato molto d'aiuto in questo caso, perché l'open source è stato veramente fondamentale, perché ha consentito appunto in 48 ore di mettere su una piattaforma basata su Drupal, che ha un insieme di feature. Come potete vedere è molto sim cioè, simile all'installazione che ho fatto in locale, nel senso che questa qui è la ricerca basata su React, e c'è stata una customizzazione del tema, un'aggiunta di campi ovviamente specifici, quindi perché avevano bisogno del vendor give, di alcuni tipi di prodotti, del filtraggio per gli stati degli Stati Uniti, hanno aggiunto insomma un po' di filtering, ma il concetto è esattamente quello, è open social puro, diciamo. E ovviamente tutto questo, insomma, è tutto basato su Drupal e insomma, ci fa piacere. Questa qui è la schermata di dettaglio di un elemento, quindi di un contenuto. In questo caso è un post del blog. E questo è per farvi notare dell'utilizzo del modulo flag. Qui troviamo il modulo flag utilizzato. Utilizzando il modulo flag è possibile seguire dei gruppi, seguire degli specifici nodi Drupal che vanno in open social. Questa qui è la schermata del contenuto del BioCoronavirus, quindi l'url hub.bio.org. E ovviamente qui, se vedete, è stato soltanto aggiunto un blocco Drupal con i tag, quindi sono stati aggiunti i filtri di lì e un blocco con i tag relativi da quest'altro lato.
Questo è Policy Kitchen, quindi Policy Kitchen è un progetto della Svizzera e ovviamente consente di creare molto facilmente dei gruppi di discussione, quello è il concetto, quindi è basato non sui prodotti, come abbiamo visto prima, quindi sul need, give del BioCoronavirus Hub, ma su discussioni, quindi si creano gruppi di discussioni, sempre insomma, quindi delle sfide. È sempre basato su open social, come potete vedere la struttura è molto sempre similare, consente di creare delle piattaforme social a un costo molto basso, questo progetto, quindi è molto utilizzato. Vediamo un attimino, soffermiamoci un attimino sull'upgrade status verso Drupal 9, cosa c'è da fare. Qual è la situazione attuale? In Int, ovviamente, siamo specializzati nel portare le cose a Drupal 9, quindi abbiamo subito eseguito, come già da altri video, insomma, abbiamo fatto il modulo Upgrade Status per verificare qual è lo stato attuale e se Group e se Open Social è possibile portarlo a Drupal 9. In modo tale da contribuire alla community, perché ci interessa sempre contribuire alla community di Drupal. E questi sono, diciamo, un po' i warning che ho trovato in merito, ma ce ne sono anche altri. Questo però ci fa pensare, ad esempio, il modulo flag e il modulo group, non ImageFX, perché ImageFX nella versione 3 è pronta per Drupal 9, quindi abbiamo praticamente flag e modulo contrib da aggiornare un attimino, group e anch'esso da rendere compatibile per Drupal 9. Insomma. ImageFX va aggiornato alla distribuzione di Open Social invece, perché ImageFX 3.x è già pronto per Drupal 9, mentre nella distribuzione di Open Social c'è il 2.3. Stessa cosa, insomma, in cui abbiamo un message, abbiamo alcuni error o warning minori, anche se il problema, insomma, di solito il passaggio da Drupal 8 a Drupal 9 non ci spaventa particolarmente perché conoscendo l'architettura non ci sono problemi, nel senso che basta aggiornare alla Drupal 8.9 e la Drupal 9 sarà la Drupal 8.9 senza deprecazioni, quindi basta toglierci le deprecazioni fondamentalmente. Ma la logica può rimanere la stessa. E quindi, come conclusioni, direi, se dovete costruire un progetto social, una community, vi consiglio di tenerlo a mente, ad esempio, come avete visto, insomma, i casi d'uso eccellenti che abbiamo citato, tra cui Greenpeace, le Nazioni Unite, il BioCoronavirus Hub e tanti progetti del genere. E c'è bisogno di un lavoro minimo per rendere tutto compatibile con Drupal 9, ma l'aggiornamento sostanzialmente non è un problema. Ovviamente dipende anche dai sottoprogetti contrib, dall'evoluzione di tanti moduli contrib come flag, group e così via. E ovviamente potete, il mio consiglio è quello di effettuare un'installazione standard di Open Social e provare a giocare un attimino, insomma, per capire come sono le cose. Ovviamente per qualsiasi domanda noi siamo a disposizione, ovviamente siamo partner di Acquia, quindi abbiamo insomma, contribuito alla community. E possiamo dare tutto il tipo di supporto necessario. Ovviamente, potete scrivere su into.com compilando pure il form di contatto e per qualsiasi cosa potete contattarci. Grazie mille per l'attenzione. Io ho terminato.